Di Lorito, il presidente del Consiglio Comunale di Pescara, Marcello Antonelli, invita ad accelerare sulla nuova Pescara, lo ha fatto inviando una lettera ai sindaci dei tre comuni, però da più parti si continua a ribadire che Montesilvano e Spoltore stanno cercando di rallentare questo processo che sembra irreversibile. Lei cosa risponde? Credo che il periodo ferragostano abbia abbagliato il presidente Antonelli, che ha un ruolo preciso all'interno della legge regionale. Lui ha un ruolo preciso di dover fare. I comuni di Spoltore, posso parlare anche a nome del comune di Montesilvano, non hanno ostacolato nulla, tant'è vero che noi siamo sempre stati a disposizione. In realtà viene fuori che oggi, al 18 di agosto 2020, quando la nuova Pescara deve entrare in funzione come nuova città tra poco meno di un anno e mezzo, non è stato fatto nulla, e questo dimostra che questo progetto, che diciamo da sempre è un progetto vuoto, che non ha le gambe per camminare, ma non perché Spoltore ostacola, che non ha ostacolato, anzi lo invito al Presidente a dire in quali occasioni, perché sarebbe stato corretto dire in quali occasioni Spoltore e Montesilvano hanno ostacolato. Non c'è assolutamente, noi siamo a disposizione di questo processo, ci adoperiamo, ma in realtà non ci adoperiamo perché non c'è nulla da fare, è una legge che non permette di fare se non tra 10 anni, questa è la realtà dei fatti, quindi siamo certi che noi stiamo rispettando la legge regionale e forse lui, dal suo ruolo che la legge gli impone, dovrebbe fare qualcosina in più. Quindi adesso, secondo il sindaco di Spoltore, che tra l'altro non si potrà ricandidare, che cosa potrà accadere secondo lei, Di Lorito? Ma io credo che questa legge debba essere comunque rinviata, perché al 1° di gennaio 2022 non siamo pronti, ma è chiaro che non siamo pronti. Però se il presidente Antonelli, se Pescara dice che noi stiamo fermando, noi possiamo come consiglio comunale invocare, noi lo possiamo, il commissariamento, far partire, non far prorogare di 2 anni al 2024 il processo di fusione, ma farlo partire da subito, e ci pensiamo a questa ipotesi, così ci togliamo, noi finiamo la consigliatura nel tempo debito e forse Marcello Antonelli e il Comune di Pescara finiranno anzitempo il loro mandato. Se questo è l'approccio con cui ci si muove all'interno della legge, io credo che sia stata un'uscita infelice dello stimato amico Marcello Antonelli.